10 persone sono state tratte in arresto, 5 in carcere e 5 domiciliari, poiché considerate membri di un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti nella provincia di Salerno. I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino hanno eseguito in diversi comuni del Salernitano ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Salerno. Il provvedimento è stato emesso all'esito di complesse e prolungate indagini riguardanti le attività criminali di 2 associazioni. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri di Mercato San Severino nell'ambito di un'indagine sullo spaccio di droga nella Valle del Nilno. Secondo gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno, gli indagati avrebbero provveduto alla detenzione, al trasporto e allo spaccio di cocaina, crack, marijuana ed hashish. Le indagini hanno fatto luce sull'esistenza di 2 gruppi criminali. Il primo controllava e gestiva lo spaccio di droga nei comuni di Baronissi, Pellezzano e Mercato San Severino. Il secondo, costituito su base familiare, del quale facevano parte padre e figlio come capi e promotori, e la donna, moglie e madre degli altri 2 quale partecipe, era ritenuto egemone nella piazza di spaccio della frazione San Vincenzo di Mercato San Severino. I 10 soggetti a cui è stato notificato il provvedimento sono stati ritenuti responsabili di delitti collegati all'articolo 74 della normativa sugli stupefacenti per essersi associati allo scopo di commettere reati di traffico, detenzione, vendita e cessione di cocaina, crack, marijuana e hashish. Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 2 gruppi criminali. Il primo con a capo Luzzi Giuseppe, il quale, avvalendosi anche di armi e munizioni, controllava e gestiva lo spaccio di sostanze stupefacenti a Baronissi, Pellezzano e Mercato San Severino. Il secondo, su base familiare, con Barone Antonio ed Emilio, padre e figlio, egemoni nello spaccio di sostanze stupefacenti nella frazione San Vincenzo di Mercato San Severino. Sempre oggi i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino hanno eseguito un'altra ordinanza emessa dal giudice per indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, per un'attività diretta e coordinata dalla Direzione del Settore Antimafia di Salerno e proprio dalla Procura di Nocera Inferiore. La misura cautelare è stata emessa nei confronti di un soggetto in relazione all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta nella Valle del Lirno. L'attività investigativa è scaturita a seguito del duplice omicidio avvenuto nell'ottobre del 2020 nei confronti di Salvati Vincenzo e Califano Alfano. L'attività ha consentito di accertare l'esistenza di 9 associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti e dei collegati canali di spaccio.